direttore scientifico e moderatore di questa edizione 2022 del Cyber Security Forum, con un'agenda speech davvero eccezionale, presenze importanti, altisonanti, che seguono un filo logico dettato da suggerimenti che lei ha voluto dare. Qual è la linea di pensiero che ha voluto seguire l'evento per questa edizione? Ma innanzitutto, e credo per la prima volta in Italia, credo di non sbagliarmi, abbiamo organizzato un evento che da una parte parla alle imprese e alle istituzioni e dall'altra coinvolge i ragazzi, gli studenti delle scuole superiori, che sono il vero futuro della cyber security. Non si può aspettare di arrivare a 23-24 anni per poter cominciare ad occuparsi di questi argomenti. La grande intuizione è stata quella di coinvolgere una realtà peraltro storica come quella di Metrolographics nella parte che potremmo definire proprio dedicata ai giovani, quindi l'Adriatic Meeting, che insieme ad una parte invece più istituzionale e più diretta al mondo dell'impresa ha offerto un panorama realmente unico nel settore delle manifestazioni dedicate alla cyber security, tema che è stato lanciato e devo dire tutto sommato anche raccolto dalle istituzioni regionali, in particolare dalla sensibilità dimostrata dal presidente Marsiglio, è stato quello che abbiamo chiamato perimetro regionale di sicurezza cibernetica, cioè l'idea che anche le regioni, gli enti locali possano e debbano fare qualcosa per cooperare nel mantenimento, nel raggiungimento di un livello di sicurezza della rete di telecomunicazioni e dei servizi dai quali dipende sempre di più la nostra vita quotidiana.